ragazzi, benvenuti e bentornati. Mi sono io qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Global. Ci troviamo oggi, ragazzi, per andare a provare e testare la nuovissima LR di Trunks fisico, che è uscito nella seconda parte di KK con il dual di Gohan e Settiere, che vedrete probabilmente domani lo showcase anche di Gohan. Infatti ci troviamo qui con lo showcase non sul server privato ma sul mio account principale, perché se vi siete persi i video pure, mi raccomando, andatevi a recuperare, che tanta roba, veramente tanta roba. Siamo riusciti a fare Trunks fisico a BD1 e quindi oggi siamo qui per andare a testare e provare questa standby skill, visto che letteralmente era impossibile tirarla sul server privato, visto che era full ability e one shotava qualsiasi cosa prima ancora di arrivare a tirarla soltanto. Nel frattempo dirigiamoci nell'evento, ci troviamo contro l'evento di Veget, quindi in modo tale da poterlo debuffare e non ci dovrebbe creare più di tanto problemi, anche se è un bel deal in quel posto sicuramente. Allora, prima di andare avanti vi faccio vedere che l'amico di l'amico Trunks è ability free, il Trunks amico, non sono riuscito a trovarne uno pure, letteralmente sto da mezz'ora, ricaricando all'infinito perché non si trovano Trunks amici. Non so il motivo, non so il perché, ma non ci sono Trunks amici e quindi ho dovuto ricaricare all'infinito. E sono riuscito a trovare questo che è ad ability free, ci ho contentato di quello che ci ha dato il gioco. E sto giocando anche questo Vegeta Int, più altro che fa da buffer a Vegeta Family. E quindi abbiamo anche un buff per quanto riguarda Trunks fisico. Intanto, 200.000 def a BD free. Io utilizzerei Ghost Usher solo perché siamo nei primi turni. Nei primi turni Vegeta fa un male cane. E poi con calma dopo lo continuiamo a vedere senza item e tutto. Non voglio fare un nano item, nessuna run particolare. Voglio solo provare il personaggio. Quindi non dite, ma tanto l'ano item è una cazzata. Sono solite cavolate, non mi interessa, sincero. Poi sono sfigato io con le special, quindi figurati. Allora, volevo testare, ripeto, Trunks fisico, perché volevo provare la standby skill e non sono riuscito a testare, a provare sul server privato, visto che letteralmente quel coso da BD fuori è una macchina da guerra, sto Trunks, non ha il minimo senso. Quindi veramente è un personaggio della Madonna. Infatti chi non... chi dice che fa schifo non capisce un cazzo, sicuramente. Intanto carica 10 milioni a BD free. Intanto potete vedere anche lo showcase a BD free. Non ho visto se c'aveva il link a 10, sincero. Non ho controllato. Però il mio posso dire che è ability 1, però c'ha link all'1, quindi è come se fosse una sorta di ability free, no? L'unica cosa positiva è che se è da ability 1 c'ha più crit, ecco. Per il resto, avendo il link all'1 non è al massimo potenziale, ecco. Fosse stata ability free, link a 10 è come se fosse stata una ability 1, con tutte le stazze che si prende e tutto. Nel frattempo qui ci droppiamo un minimo l'attacco. Ho messo Trunks e Mai, giusto per perché loro possono droppare l'attacco, quindi ci sta. Allora, questo turno lo skippiamo, o perlomeno sicuramente non ci sta Trunks, quindi in realtà si può anche doggiare. Noi facciamo in questo modo. E io l'item lo utilizzo perché siamo, ripeto, nelle prime fasi e Veget l'abbiamo debuffato veramente il minimo indispensabile. E quindi utilizziamo Whis per sicurezza e andiamo avanti. Ragazzi, Trunks fisico veramente... ecco, infatti Veget è un figlio di una grande... non diciamo cosa. È veramente un gran bel personaggio, devo essere sincero. Lo sto provando adesso per la prima volta poi da ability free. Probabilmente ho provato solo ability full. E devo dire tanta roba. Naturalmente è un personaggio da secondo slot. Poi una volta che si trasforma è un personaggio da primo slot a tutti gli effetti. L'unica cosa è che ci sono troppi personaggi da primo slot a parer mio. Veramente ce ne stanno uscendo un sacco. Eravamo in un certo punto in un meta in cui i primi slot erano veramente personaggi di Cristo. Calcolate, Vegeta e Trunks è stato uno dei primi personaggi da primo slot veramente fortissimi. E purtroppo adesso stanno uscendo un sacco. L'unica cosa positiva sicuramente è che essendo da primo slot c'è Gohan STR che è da secondo, perché se non si attiverebbe la sua DR del tutto. E quindi essendo un personaggio da secondo potete mettere, che ne so, Trunks primo e Gohan STR secondo. Se siete riusciti a trovare, avete avuto la fortuna di trovare tutti e due, che è veramente not bad. Intanto sto Trunks semmai non mi lancia mezzo ad ed è ability full, ma vabbè, sono abituato. E ragazzi, veramente il gran bel personaggio Trunks. Se riuscite a trovare, avete trovato veramente un grandissimo personaggio che mi permetterà di fare probabilmente anche qualche futuro evento, anche perché è stato annunciato già la nuovissima Red Zone che dovrà uscire. Boh, non mi sembra che si sanno anche i nemici, mi pare di no. Però già si sa che uscirà, beh, si sapeva, gli ultimi stage della Red Zone devono uscire. Ed è stato anche annunciato, per l'amor di Dio, era una cosa bella, però l'hanno reso una merda, l'Ezza di Black Int e Dokkan Fest. Purtroppo, a quanto intanto c'ho doppio Trunks nello stesso turno, quindi devo mettere uno a ruotare. E abbiamo 225.000 def il mio ability 1, 388.000 def l'amico ability free, perché è quello che ha lanciato special, giustamente. E noi dobbiamo fare questa cosa qua. Facciamo così. Facciamo così. Metto il mio in turnazione, metto l'altro a girare. E Whis è ancora attivo in realtà, quindi in realtà dovremmo tankare un minimo, no? E stavo dicendo, Black Kid, ragazzi, l'hanno shaftato veramente di merda. Perché vabbè, sicuramente porto lo showcase appena uscirà sul server. Ma fidatevi che mi sarei aspettato qualcosina in più. Letteralmente l'unica cosa che fa è un resist death.
non ha guardia, non ha DR, boost attacco il minimo indispensabile, limitato tra virgolette contro i super, perché c'è il possibilità di lanciare special contro i super. È l'unica cosa forte del personaggio, avere il resist death nella special, quindi più special tira meglio è. Nel frattempo 10 milioni il mio Trunks fisico ability 1, link 1. Quindi in realtà dovremmo stare sui 12 milioni, tipo con i link al 10, no? Qualcosina in più pure. 7 milioni, voi vedete qua, si inizia a crittare, ragazzi, sto Trunks è veramente un mostro, ma... fa i buchi veramente. Peccato che richiede la build. Se non ce l'avete da build, perde parecchio il personaggio, perché non avendo super efficace, meh, un pochettino meh. Qua intanto, beh, lui non linka qua, quindi 7 milioni, questo è con l'amico, ability free. E stavo dicendo, ragazzi, Black Kid veramente mandato a quel paese. Peccato, io ero hypato al massimo per Black Kid Ezza, ma in realtà pure per l'LR. Spero l'LR non lo shaffino. E il Dokkan Fest sembra veramente che faccia vomitare, perché avendo solo, basandosi solo sulla def, oramai gli eventi non ci fai più nulla. Cioè, se non è almeno guardia di R qualcosa, tipo sto Trunks ad esempio. È vero che non c'ha guardia di R base, però sto coso dopo post special può arrivare a 30% di R, che comunque non è male, con il suo resist death all'infinito, no? Che poi, vabbè, trasformato diventa Gesù Cristo, ma quello è un altro discorso. Però, ragazzi, veramente mi sarei aspettato qualcosina in più. Vorrei utilizzare qua un altro item, sicuramente, per stare safe, perché quel Vegeta Int lì alla fine non è che mi piace tantissimo. Quindi facciamo in questo modo. Facciamo così. E ci prendiamo quell'Orb Int bella, bella golosa. E recuperiamo anche un po' di HP. E ragazzi, veramente un gran peccato, perché era un grandissimo personaggio Black Kid. Ai tempi, per dire, era uno dei pochi che aveva stack infinito nella def. Se non fosse il primo, lo sapete, non mi ricordo. Però sicuramente è stato uno dei primi ed era uno dei più forti ai tempi, perché poi l'ho trasformato in Black ed era veramente sbroccato. Gli hanno fatto un brutto regalo, ecco, gli hanno fatto sicuramente un brutto servizio a quel personaggio. Veramente un gran peccato, però vabbè. Diciamo che stavo parlando Trunks fisico, ma dobbiamo parlare di Black Kid. Black Kid avremo modo per parlarne, no? Lo proviamo e tutto. Poi può darsi che provandolo dico, oh, fortissimo. Non credo, però ci si spera, ecco, la speranza è l'ultima a morire. Nel frattempo, qui stiamo andando abbastanza bene. Dov'è in teoria? Questo dovrebbe essere il quinto turno, il prossimo, quindi posso tirare già la standby skill, no? Esatto, il quinto turno però è il quinto turno dell'altro Trunks, perché mi pare che quello non mi pare che calcola inizio turno. O era inizio, non mi ricordo. O è inizio turno quando si fa, cioè quando c'è la prima apparizione di Trunks. Ma lo scopriremo subito. Questa fa un po' male. Ok, signori, ci sono. Ci ritroviamo qui per l'ennesima volta. Ormai io sto registrando da mezz'ora, per dirvi. E ho fatto solo due run, perché giustamente per trovare l'amico di Trunks, cioè per trovare Trunks sto mettendo 10 minuti per trovarlo. Quindi cerchiamo che questa sia la run buona, eh? E ci troviamo qui perché giustamente dobbiamo vedere questa standby skill. Io finché non la tiro non me ne vado. Quindi sto video probabilmente lo registro due ore, voi vedrete 10 minuti. E vediamo un po', vediamo un po'. みんなを助けるために戦い。みんなに助けられて生き延びてきた。助け合って生きる。それが俺たち人間だ。ベジータ、俺たちも。 Ok, adesso la situazione è critica. Perché tu dici è critica? Perché ho pochi HP. E vorrei utilizzare tanto l'item io in realtà. Quindi noi facciamo così per il momento. Poi probabilmente userò il Ghost Ash, anche perché poi dopo abbiamo una durazione decente. Poi recupero anche HP adesso. Quindi per non rischiare di morire e rifare la run e cercare l'altra volta per mezz'ora un personaggio che non me lo dà il gioco, facciamo così. Poi in realtà droppiamo anche l'attacco qua, quindi in realtà ci setappiamo anche per il turno dopo, no? Ripeto, non voglio giocare greedy, perché se no devo resettare di nuovo, aspettare un'altra mezz'ora per trovare un amico. Anche no, grazie. E poi mi pare strano che non si trovano Trunks amici, comunque. Nel frattempo, aveva 400.000 def il personaggio, perché pre-trasformazione lui c'è il buff per ogni special tirato, no, per ogni attacco tirato. E non avendo più la pre-trasformazione, giustamente ha perso il buff. 10 milioni e 6, ok, a livello di danno non cambia tantissimo, stiamo lì più o meno. La cosa che cambia è che adesso tanca di Cristo. Il primo turno c'ha 50% di DR. È già lì, praticamente sotto un item tanca qualsiasi cosa. Più peraltro c'è il fatto che essendo da primo slot c'ha la guardia fissa. Intanto qua ha lanciato terza special. Tanto in teoria già dopo, il turno dopo che riabbediamo di nuovo questa turnazione, già possiamo... Intanto, vabbè, qua si sta proprio scatenando. Come anche il Trunks precedente può tirare 4 special, mi sembra. Da primo slot c'ha la possibilità di lanciare un'altra special. Quindi in realtà... Se lo mettete primo, mi pare che era da primo, non mi ricordo. Se comunque beh, c'è un sacco di special che può tirare sto coso, quindi non vi preoccupate nemmeno. E vediamo un pochettino di tankare sto turno, di arrivare al prossimo turno, perché fare un'altra run io non ce la faccio più, sì, cioè è veramente uno strazio.
Quelli di adesso già abbiamo la standby mode carica, perché letteralmente basta tirare, mi pare, se attacchi, una cosa del genere. E letteralmente Trunks ne tira 4 solo lui, quindi fate, capite bene che è già OP così. Trasformiamo Goku e Vegeta, già ci troviamo, ce lo guardiamo pure per il meme. Ora è Vegeta! Ok, finalmente Goku e Vegeta diventano giocabili, mettiamola così. Allora, e io come donazione devo sopravvivere, cioè letteralmente la cosa che devo fare in questa donazione è sopravvivere. Quindi noi facciamo così, non voglio shottarlo, quindi quel Veget spero non faccia troppi danni. E facciamo così. E dobbiamo sopravvivere. Quindi tante belle cose a noi. Veget, vabbè, dodge all'inizio. Oddio, Veget è, si è trasformato adesso. Ah, ok. No, perché non mi ricordavo, ti giuro. Avrei fatto il fail supremo, va bene. E il problema è che qui, ragazzi, è una durazione talmente forte che io ho paura di shottare. Non devono crittare, tipo. Cosa molto difficile. Oddio, in realtà pure crittando mi sa che non ce la fanno, Dipende col Veget blu se si scatena o meno. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po', anche se Non lo so, quel Trunks fisico lì alla fine sono sicuro che prenderà una specie. E la specie mi fa male. Pure se c'è 30% di R non è abbastanza. Un colore di svantaggio, purtroppo. Quindi andando Vegeta ha deciso di fargli proprio male. Se mi devi fare specie, fammela su Veget. Bravo, Veget Blue, fammela su Veget Tech. Bravissimo. Ok, adesso se ci fa solo pugni, tanchiamo. Tanchiamo proprio facile. Veget contro Veget, lo scontro finale. Tan. Dai, che voglio tirare sto standby mode di merda qua, che è la cosa più difficile di sto gioco. Ma in realtà basta andare. Cioè, il problema se vado contro eventi più semplici, shotto troppo velocemente. Vado contro eventi difficili. In realtà, se avessi fatto un team diverso, l'avrei fatto molto easy sto evento. Tipo, ad esempio, ci buttavo una Caulifla Tech invece di quel Vegeta Int di merda. E già abbiamo risolto tutti i problemi. Però, io voglio memare, quindi voglio mettere il buffer. L'unica cosa è che qui, ripeto, ho paura che se Trunks fisico inizia a crittare, sto Vegeta non farà bella fine. Poi io ho droppato l'attacco, quindi. Cioè, io ve l'ho detto, sì, Veget Blue quando inizia a carburare è un animale, purtroppo. C'è una barra vita, Trunks fisico mi deve fare solo special non crittate per farlo sopravvivere. Basta! Perché ti hanno reso così rotto post trasformazione? Giustamente per compensare la versione precedente che era merda. Cioè, tirato 5 special, sto qua, quando le ha tirate? Basta! Trunks fisico adesso si incazza lo shotta. Ti prego, Trunks, fai un mezza special, fai solo lato di pugni. Ti prego, sì, ti prego, non mi fa di nuovo la mano, non ce la faccio. Per favore, grazie. Non crittare, non crittare, ti prego. Non far partire il tuo crit di merda. Ok, va bene. Madonna, santa Trunks, però. Che stai indemoniato, stai. Chill, bro, chill. Chill. Sì. Non ci credeva nessuno, eppure ce l'abbiamo fatta. Intanto abbiamo fatto 20 attacchi. E lì si buffa. Come vedete c'ha un raise attack del 50% per charge count. Quindi letteralmente c'ha un 50% per 20. Sono, qual è? 2000%, no. Quant'è? 1000% tipo. Dovrebbe essere. Sì. Secondo i miei calcoli matematici. E ragazzi, noi la tiriamo. E mo basta, perché è veramente uno strazio. Purtroppo non crittando, naturalmente non fa chissà quanti danni, però se riuscite a crittare, beh, mega che sta cosa sciotta qualsiasi cosa, letteralmente. Purtroppo non so quando avrà caricato, ma più o meno dovrebbe essere come la Genkidama con la di Goku e Vegeta fisico, no? Anche se credo che quella faccia ancora più danni rispetto a questa di Trunks. Però se riuscite a tirare questa standby mode, o vuol dire che avete un team abbastanza mediocre, quindi non riuscite, perché io letteralmente Veget l'ho shottato. Cioè sono arrivato proprio che c'aveva poca vita. Se no, se tipo Trunks fisico prima avesse un crit in più, sarebbe morto Veget, ecco. Però ragazzi, se riuscite a tirarla, veramente fa bei danni. Però naturalmente a tirarla è quello il problema, perché attualmente non c'è un evento che dura così tanto. Probabilmente con le nuove Red Zone uscirà qualche evento, spero, tipo boss finale Int, in modo da poter utilizzare questo Trunks veramente al massimo, che sarebbe molto molto figa come cosa. Però per il resto, ragazzi, il personaggio è questo. A me piace veramente tanto come personaggio. Peccato che
Il vero problema del personaggio è che stacca troppo lentamente, a parer mio. Avendo solo i Resident Evil nella 18 è come peggiore il Trunks alla fin fine. Solo che pre-trasformazione fa un po' cagare perché non ha la guardia. A differenza di Vegeta e Trunks che hanno già la guardia. Quando riuscite a trasformarlo, naturalmente, sicuramente migliora tantissimo il personaggio. Però a parer mio gli avessero messo pure i Resident Evil nella 12. È vero che poi gli sarebbe stato sbloccato, però grazie, sarebbe stato troppo bello come personaggio. Signori, io vi saluto, anche perché sennò questo video non lo vedrete mai. Sto registrando da quasi un'ora, quindi devo editare un'ora di video, dai. E voi vedrete forse 10 minuti. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo, vi do appuntamento a domani. Probabilmente avrete lo showcase di Gore Settiera da Billy Free. Quindi proviamo anche lui, vediamo un pochettino come se la cava. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video.